Vado a leggere la domanda di attualità della consigliera Maffioletti. Cartella sociale e piano di assistenza individuale. La cartella è il supporto formale e documentale che segue l'intero percorso assistenziale compiuto dal titolare del bisogno dall'inizio fino alla chiusura del caso. È un documento aperto destinato ad essere continuamente aggiornato. Nella prassi del lavoro sociale, in ottemperanza peraltro alla normativa vigente, esiste un altro documento non con funzione analoga, il piano di assistenza individuale, conosciuto nell'acronimo PAIO-PIA. I due documenti, cartella e PAIA, hanno una natura diversa. La prima supporta l'analisi e la valutazione dei bisogni, registrando inoltre gli esiti prodotti dagli interventi e tutte le variazioni che si verificano lungo il percorso. È lo strumento professionale tipico del responsabile di caso che si presta ad un uso riservato. Il secondo, invece, è uno strumento operativo perché descrive analiticamente il programma degli interventi e costituisce la guida e il punto di riferimento per tutti coloro che prendono parte all'esecuzione del programma medesimo. In tal senso il PAE è un documento con forte connotazione operativa, destinato a supportare in modo significativo sia le azioni di coinvolgimento dei diversi attori che quelle di coordinamento tra i vari interventi. Anch'esso è affidato al responsabile del caso, la stessa persona a cui è affidata la cartella sociale, ma è consultabile da più persone, al contrario di quanto avviene per la cartella. È legittimo quindi riflettere sull'entità e la qualità dei dati che il PAE deve contenere rispetto a quelli conservati in cartella. È fuori dubbio infatti che nel PAE debbano apparire la diagnosi che genera il programma degli interventi e di conseguenza i risultati che si intendono perseguire, ma è escluso che debbano essere evidenziati anche gli elementi e gli indicatori che hanno concorso ad effettuare dette scelte, e ciò in coerenza anche con la diversità dei ruoli tra coloro che partecipano alla realizzazione del programma operativo e chi ha la responsabilità delle decisioni. 1. Dare trasparenza al processo di elaborazione della diagnosi e alla stesura del programma assistenziale, consentendo l'accesso alle informazioni raccolte in cartella anche ai responsabili degli interventi attraverso criteri e regole precise definiti a priori che garantiscano il rispetto dei diritti soggettivi e sottolineino i principi di deontologia professionale. 2. Valorizzare la relazione tra responsabili del caso e coloro che intervengono all'interno del programma assistenziale attraverso la comunicazione e l'interazione continua per verificare la correttezza del percorso, accertare la pertinenza e la congruità dell'agire e rafforzare la motivazione e l'orientamento verso i risultati che si intendono eseguire. Tutto ciò affermato e previsto dalla normativa, non si comprende come in due casi recenti di bisogno in ordine economico richiesta reddito di garanzia, la cartelletta sociale che doveva essere presente nell'archivio di raccolta del Polo Sociale Oltrefersia non era collocata nella sede originaria e l'assistente di riferimento e gli operatori del Polo non hanno saputo dire esattamente dove fosse. Essendo la questione quanto mai discutibile nelle modalità amministrative, evidentemente non allineata alla procedura amministrativa garante della privacy, si chiede alla pubblica amministrazione di chiarire in aula al fine di ripristinare evidenti aspetti di fiducia che ne derivano. Risponde. Prego, signor Plottinger. Sì, grazie Presidente. Grazie alla consigliera Maffioletti di questa segnalazione che ovviamente con il tempo ristretto ha richiesto da parte mia un chiarimento agli uffici. Risulta in effetti che in una situazione in cui peraltro anche lei si è presentata al servizio, la cartella di riferimento della persona era nelle mani della coordinatrice del Polo Sociale, la quale stava stilando una relazione, visto che la stessa persona aveva appena chiesto al servizio, al dirigente, di interessarsi delle sue necessità. Quindi non c'è nessuna dispersione di documentazione, ci mancherebbe altro. La documentazione sociale è sempre nell'archivio, salvo che non vi siano appunto degli utilizzi per la necessità di seguire il caso della persona, e ovviamente l'utilizzo è sempre da parte del personale autorizzato. Lei parla di due situazioni, le chiedo cortesemente di rivolgersi al Polo Sociale e ovviamente alla mia segreteria perché ci sia ogni chiarimento in merito a quanto lei ha segnalato. Io credo davvero che le situazioni
che vengono all'attenzione del Polo Sociale siano attentamente seguite, che ci sia una spiegazione assolutamente plausibile per ogni percorso e che forse non servirebbe una domanda di attualità, ma visto che lei si fa così prossima alla vita, insomma, e alle difficoltà dei cittadini, magari anche aiutarli a chiedere le informazioni nelle sedi opportune. Grazie.